ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio proporvi la recensione della Xiaomi Square Box. Praticamente io questa cassa l'ho trattata veramente malissimo, ce l'ho da forse un anno. Suona sempre bene, ha suonato sempre benissimo, però io l'ho trattata veramente come fosse una cassa rugged, perché non so quante volte l'ho fatta cadere, non so dove è andata a finire pure, c'è del grasso dietro. Ho persino per sbaglio fatto cadere la cera nella retina davanti. Quindi potete sentire che fa... Sì, c'è un rumorino interno perché, sarà caduta chissà quante volte. Però continua a funzionare, ragazzi, continua a funzionare sta cassettina. L'ho presa a meno di 20 euro. È praticamente... è immortale. E io ve la straconsiglio, però... Dobbiamo vedere come funziona sta cassettina. Semplice, non ci sono altri pulsanti, non c'è niente. C'è solo l'ingresso micro USB per la ricarica e il pulsantino di accensione e spegnimento e pairing Bluetooth. La cassa ha un dual driver da 2.5 watt, quindi teoricamente sono 5 watt totali. Noi adesso lo colleghiamo allo smartphone e vediamo come si sente, nonostante questa cassettina qui abbia fatto la guerra. Allora, prendiamo lo smartphone, accendiamo. Quando fa questo suono si è accesa, il LED lampeggia, quindi sta cercando una fonte Bluetooth. Colleghiamo lo smartphone, vediamo se lo smartphone la trova. Eccola qua, Mi Bluetooth Speaker. Si sta connettendo. Ok, quando fa questo suono si è connesso. Adesso possiamo semplicemente mettere l'audio. Selezioniamo un brano, ovviamente free. Vai Nico Filippo! Al volume massimo. Vediamo un altro brano. Questa la conoscete, Unbox Therapy. Ragazzi, non è possibile, sta cassa ci ho fatto la guerra con questa cassa. Vi lascerò un link per l'acquisto, magari Gearbest, o vediamo se la trovo anche su Amazon, ma difficile. La trovate più o meno dai 20 euro circa, magari anche qualcosina meno, mettendo qualche codice sconto. È la Xiaomi Square Box, il primo modello, perché c'è anche il secondo, ma costa di più. E ragazzi, come posso non consigliarvela? Questa entra in tasca. Costa meno di una JBL Go e va il doppio praticamente. La dovete acquistare. Fine, punto, ve la straconsiglio. E se vi è piaciuto il video allora lasciate un mi piace. Se non vi è piaciuto non ci posso fare niente. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!